insieme amici della cucina dello chef Tetta Ninos. Cosa oggi? Bolle in pentola. Oggi prepariamo un ratatouille di verdure. Sarebbe un po' una rivisitazione della peperonata. Qui ho aggiunto melanzane, zucchine, poi metteremo le patate e poi alla fine i peperoni. Peperoni, quindi un ratatouille. Io lo chiamo ratatouille di verdure. Aggiungeremo poi il pomodoro e con dei gusti, pepe, prezzemolo quanto basta, anche un po' di basilico. Io metto il prezzemolo e il basilico così loro fanno un contrasto mediterraneo. Ciao! Sono sempre io, Chef Tetta Ninos, dalla sua bellissima cucina. Alla peperonata ho aggiunto questa volta i peperoni, li facciamo ancora appassire, chiudiamo il coperchio, appassire e così un po' soffocare, io lo chiamo così, affogare, facciamo un po' di appassire e poi andiamo con la peppa di pomodoro e seguito per qualcuno mi dice adesso quanto è bella la mia peperonata, gli ingredienti sono quasi tutti, abbiamo aggiunto i peperoni, abbiamo aggiunto il sugo di pomodoro, la salsa di pomodoro, molto semplice. Non fate cose zigomolate, come avete visto io non ho messo soffritti. Ora abbasso la fiamma e la lascio bobortare e lascio che tutto si unisca in un armonico amoroso sapore di gusti. Le patate si uniscono con gli amidi, le verdure, i peperoni, che tutto diventa un intreccio amoroso di gusti della natura cibaresca, cuceratesca dello chef Tetta Ninos. Guardate che sono belli, poi lasceremo ora di ricantare e poi alla fine una spruzzatina di prezzemolo, una fogliolina di basilico, saliamo quanto basta, pepate così e poi subito in tavola. Ciao!